Ti ricordo con tanta stima e con tanta riconoscenza di quello che tu hai fatto e che sei riuscito a trasmettere alle nuove generazioni, agli amministratori, a tutti quelli che da queste parole che noi oggi abbiamo sentito dire nei tuoi confronti, non vengono mai cancellate, ma vengono ricordate sempre per quello che tu hai fatto e per quello che speriamo tutti assieme riusciamo ancora a fare, perché quei brutti ricordi non vengono e non tornano mai più. Diceva Primo Levi che a una certa ora del giorno queste cose ritornano. Il lager non si dimentica, aveva ragione Primo. Forse io adesso sono una di quelle voci che non dimentica. Italo Tibaldi non aveva neanche 17 anni quando fu arrestato a Torino nel gennaio del 1944 e subito deportato con altri 49 uomini a Mauthausen. Quindi è passato tra Mauthausen e Ebensee 2 inverni, riuscendo a sopravvivere e a tornare a casa. Uno dei pochi, perché 2 su 3 di quel trasporto non fecero ritorno a casa. Era ancora minorenne per la legge dell'epoca, non aveva 18 anni, quando insieme ad altri a Torino nell'autunno del 45 si presentò da un notaio a fondare l'ANED, a fondare l'associazione dei superstiti dei campi nazisti a Torino, che si riunirono insieme ai familiari di quelli che non erano tornati. Come un notaio possa avere accettato la firma di un minorenne su un atto pubblico di quel genere rimane un mistero. Probabilmente anche lui aveva compreso che se questo ragazzo aveva superato quella prova nel campo di Ebensee, che è stato uno con la mortalità più alta per gli italiani, aveva guadagnato i titoli per poter fondare questa associazione. Tibaldi aveva passato neanche 10 anni dalla liberazione, si mise in testa di ricostruire i nomi dei 49 uomini che avevano viaggiato con lui in quel vagone. E cercò, 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 alla fine ha trovato l'elenco originale di quel trasporto in un archivio dell'est europeo. Perché era uno che non si fermava davanti a nulla e trovò documentazione anche che era impossibile da immaginare. Le SAP, squadra di azione partigiana del comandante Pesce, avevano fatto un'azione contro i tedeschi in un ristorante di Torino e quest'azione ha portato a 5 uccisioni. Quindi diciamo che per loro era naturale questo tipo di rappresaglia, come ha fatto a tante altre parti, e questa rappresaglia è costata un trasferimento di 50
di 50 persone dalle carceri nuove direttamente ai campi. Devo dire che loro l'hanno ufficializzato, è il primo documento che è uscito, credo, in Italia, dove in tedesco e in italiano dicono quasi della necessità improrogabile di dover trasferire 50, loro li chiamano delinquenti praticamente, al campo di concentramento di Mauthausen. Il trasferimento, io sono arrestato in 9, alla cella numero 60 con altre 3 persone e alla cella da 1, ma siamo in 4, gli spazi sono molto ristretti. La mattina del 13 mattina, molto presto, verso le 3:30, sentiamo Aufstehen, Schnell, Gehauf, eccetera, che sono le frasi classiche per dire che è ora di andare. Che è ora di andare, non si sa, non si capisce dove, chiaramente, nessuno potrà mai dire io sapevo dove andavo. No, tu non lo sapevi, perché potevano essere anche dirottati durante il viaggio. E li destinato a Dachau e finivi a Mauthausen magari, perché il comandante del campo di Dachau diceva io ho un numero troppo in testa e non posso accettare altri. In conseguenza di questo, alle 13 mattina è partito questo trasporto di 50, eravamo 45 politici e 5 ebrei, che però appartenevano alla componente politica perché erano nei movimenti di resistenza. Voglio dire anche che la componente di resistenza ebraica non è solo quella, c'è anche la legione proprio ebraica che lavorerà su Roma e su altre zone. E qui c'è il trasporto, la lista del mio trasporto. Finito l'elenco dei suoi compagni di viaggio, decise di fare l'elenco di quelli che erano stati con lui nel campo e quindi si dedicò per molti anni a ricostruire le vicende, le storie personali di migliaia e migliaia di deportati italiani a Mauthausen e nei sottocampi, Gusen, Ebensee, Melk e gli altri. E io sono andato a trovarlo forse 40 anni fa nella sua casa e conservo questo ricordo di un uomo immerso nelle carte, in un mare di carte, cartoncini, che lui aveva compilato in tanti anni di lavoro e che non ha mai dismesso, anche quando è arrivata l'era del computer. Ogni cartoncino era la storia di una persona, di un deportato. Sassari, 30 novembre 1983. Io ero detenuto nelle carceri delle Murate a Firenze, in quanto ritenuto partigiano e, come tale, venni stivato in un carro bestiame il pomeriggio dell'8 marzo 1944 e avviato a Mauthausen, ove giunsi l'11 successivo a metà giornata. Il mio nome è Rizzi Luigi, nato il 15 dicembre 1922, numero 57374. Erano con me molti toscani e lombardi. Ricordo Emilio Fontana, che aiutai per mesi ad andare dal campo al lavoro e viceversa, e che morì di fame e di stenti nell'aprile del 1945. Questo sistema di ricostruire treno per treno, trasporto per trasporto, lui è riuscito a compilare il primo fondamentale elenco non solo di quelli di Mauthausen ma di tutti i deportati italiani. Ci ho lavorato 50 anni, quindi è una vita che ho dedicato, devo dire, con grande impegno e credo anche che mi è stato dato grande affetto, insomma, perché ho avuto delle risposte soprattutto dai familiari e poi dagli amici e poi dai compagni e poi da tutti, insomma. Non è vero che la gente non sente queste cose, non si può dire non sono esistite, si può dire soltanto che bisogna documentare perché gli assassini della memoria non abbiano spazio. La vita di Italo Tibaldi è stata una vita preziosa per le sofferenze che ha patito da deportato, per l'indefessa attività di testimone del dramma dei campi di concentramento, per la sua opera di ricercatore, ma anche di amministratore pubblico e di operatore di pace, come amava definirsi. Una vita intensa,
che questo documentario, con il suo corredo di testimonianze, ben rappresenta. Il taglio scelto, quello del racconto di viaggi della deportazione, è particolarmente toccante per una sopravvissuta come me, perché si tratta effettivamente di un'esperienza dirimente, estrema, terribile, a rigore indicibile, autentica porta di passaggio fra il prima e il dopo, fra il bene e il male, fra la vita e la morte. Spero che quanti vedranno questo documentario sappiano apprezzare il senso ultimo del messaggio che Italo Tibaldi ci ha lasciato, che vorrei riassumere con le parole di Primo Levi. Io non perdono e non dimentico, ma non odio. Liliana Segre.